Allora, siamo con Antonio Vanni, autore del libro Iridio, e vogliamo sapere da te come nasce questa antologia di poesie. Ad un certo punto della mia vita ho pensato di pubblicare due libri in uno, L'albero senza rame e la luna del 1992 e l'Ariel del 1997, pubblicati nella città di Torino con le prefazioni di Giorgio Barberi Squarotti. Ho voluto far questo perché Barberi Squarotti io lo conobbi grazie al professore Amerigo Iannacone, che morì nel 2017 in un incidente stradale, che fu il mio primo editore e amico, poiché io entrai in casa sua a 13 anni. E Iridio è il nome della poesia inedita che è dedicata al professor Amerigo Iannacone, e la compose qualche giorno dopo la sua morte. Quindi, diciamo, è un'antologia che racchiude un po' gli amici più cari che mi sono stati vicino. Come lavori dopo di questo qua, quale altro progetto hai in cantiere? In effetti sto componendo una nuova raccolta. La mia media tempo è ogni 5 anni per comporre un volumetto, quindi io credo fra un po' di tempo. Sì, sto analizzando un po' di immagini particolari. E altri progetti oltre alle poesie, qualcosa di magari romanzato? Sì, ho in mente ho un romanzo da molto tempo, però ho solo in mente. Su carta non ho fatto nulla. Sì. Questo. E poi mi occupo molto della poesia dei giovanissimi d'Italia ed Europa, quindi per 2 anni ho curato per il foglio volante L'Aquilone, una rubrica di poesie dei giovanissimi, e quindi ora curo una collana per Edizioni Eva di poesie dei giovanissimi. È una cosa che proprio ho a cuore, quindi mi occupo molto della poesia dei giovanissimi. Proprio. Qual è la poesia che più hai a cuore in questa antologia? Credo è la poesia dedicata a mia madre, perché ha 83 anni, composta nel 92, e poi amo, credo di amare molto anche la poesia Iridio, che dà nome al volumetto, perché è nato dal dolore della morte del professore. Però io analizzo il dolore da varie prospettive per carpirne la bellezza, perché se il dolore esiste è perché esiste la vita, e la vita è sempre bellissima, qualsiasi cosa possa capitarci.